Salve, sono Franco Marulli dell'Archeo Club Vario del Cerasio di Piano d'Orta. Oggi parliamo di Cantalupo, una località in provincia di Pescara e precisamente nel territorio comunale di Tocco da Casauria. In questa mappa di ubicazione vediamo la posizione di Cantalupo tra Musellaro e Tocco da Casauria. Come vedete è questo cerchio blu che indica la zona di Cantalupo. Quando percorrete la provinciale che da Musellaro porta a Tocco, circa a metà strada, se vedete, guardate alla vostra sinistra, noterete un doppio cucuzzolo. Quello è Cantalupo, la cui storia si perde nella notte dei tempi. La mia ricerca su Cantalupo inizia nel 1984, quando feci la mia prima escursione sulle antiche rovine del castello, sopra quel colle abbandonato pieno di quercia. Ci sono ancora dei ruderi che vengono nascosti dalla vegetazione. Le prime notizie su Cantalupo le troviamo nell'abbazia di San Clemente a Casauria e nel libro Il Chronicon Casauriense. Il Chronicon racconta che nel 969 d.C. un certo Lupo, ufficiale sassone, per infastidire il monastero, costruì ai piedi del Monte Orsa il castello di Cantalupo. Secondo il cronico, il nome prendeva spunto dal fatto che egli spesso cantava ed il volgo ripeteva cantat lupo, lupo canta, per cui canta lupo. Secondo gli storici, invece, sono due termini bulgari che danno il nome a questa località. Canteleped, che significa residenza del capo. Se guardiamo le porte dell'abbazia di San Clemente a Casauria, la porta centrale precisamente, beh, notiamo che vi sono delle formelle. Ogni formella rappresenta un castello che era proprietà e possedimento dell'abbazia. Una di queste è Cantalupo. Ecco l'ingrandimento della formella su cui è scritto Castrum Cantalupum. Sappiamo ancora che nel 1173 Cantalupo mandò numerosi soldati a combattere alle crociate di Terra Santa, tanto era importante questo castello. Ma Cantalupo è importante e conosciuto anche per l'olio petronico. Nel 1450 Flavio Biondo e nel 1550 Leandro Alberti, descrivendo Cantalupo, esaltano la presenza in quel luogo dell'olio petronico e le sue qualità curative. In realtà trattasi di bitume o petrolio liquido. Come vedete, queste sono delle foto del 2014 e possiamo vedere i resti del bitume lungo le sponde del fiume Arollo. In una mappa del 1589 di Gerardum Mercatorum vediamo, ecco qui se riuscite a vedere, oltre a Cantalupo nei suoi pressi vi è scritta la località Petroli Fons, fonti del petrolio. Stiamo parlando del 1589. Cantalupo è molto importante. Però a un certo momento viene abbandonato. Lantinori, famoso storico, ci dice che nel 1669 non era più presente tra le terre abitate. Alcuni studiosi pensano a causa della peste del 1656, o altri pensano al terremoto del 1627 che sconvolse la zona di Tocco. Alcuni invece credono vera la leggenda del bosco che canta. Si racconta che intorno all'anno 1300 una delegazione di frati del convento di San Cleto di Musellaro
che tra l'altro è nominato in una bolla papale dell'anno 1274, si recò in una località di Cantalupo per raccogliere il miracoloso olio petronico. Secondo la leggenda, l'olio petronico mescolato con il vino aveva effetti terapeutici e miracolosi. Se le persone che erano malate di peste, lebbra o altri mali venivano in esse bagnate. Cosa accadde? Senebaldo, uno dei frati del convento Mucellarese, importunò la figlia di Odorizio, il padrone di Cantalupo. Viene pertanto catturato e, dopo un sommario processo, condannato a morte. Interviene il priore del convento di Mucellaro che riesce a far tramutare la pena di morte in carcere a vita. Senebaldo viene rinchiuso in un locale prigione ubicato al di sotto della torre più alta di Cantalupo e veniva rifocillato dall'alto con posate d'oro e d'argento, piatti, forchette, coppe, bicchieri, tutte d'oro o d'argento. L'ambiente era umido, buio e dalle pareti trasudava il famoso olio petronico. Un terremoto colpì la zona, forse quello del 1627, storicamente accertato? Non lo sappiamo. La prigione di Senebaldo fu ostruita dai detriti, senza più viveri. Per sopravvivere cominciò ad inghiottire questo olio petronico e a mangiare tutto quello che poteva trovare, fino anche gli scarafaggi. All'esterno tutti credettero che Senebaldo fosse morto, e invece lui viveva, anzi, sopravviveva. Il tempo passava e Cantalupo fu ricostruito più bello e più grande di prima. Senebaldo però era vivo, ma aveva cambiato i suoi connotati: occhi scavati, pelle scura e marrone, mani scheletriche. Era diventato un mostro che camminava su una montagna d'oro. Riuscì dopo 30 anni ad aprire un varco nella parete della sua prigione che trasudava ancora olio petronico. La luce diurna però era per lui fatale, abituato com'era al buio pesto. La bramosia di vendetta contro quella popolazione era tanta. In quel tempo furono trovati morti, ammazzati, 200 abitanti di quel castello. Secondo quella popolazione Cantalupo era maledetto e pertanto il borgo si spopolò fino all'abbandono completo. Il tesoro di Cantalupo è ancora là? E la leggenda si conclude affermando che chi riuscirà a colpire il mostro, praticamente frate Senebaldo, ed a far sgorgare una goccia del suo sangue alla luce diurna, diventerà l'indiscusso ed unico proprietario di quel tesoro, non prima di aver assistito alla trasformazione di tale essere che tornerà ad assumere le sembianze originarie, per dissolversi poi in un attimo e diventare polvere. Questo dice la leggenda. Quanto è grande Cantalupo? Secondo alcuni documenti, come potete vedere in questa mappa, Cantalupo è un quinto del territorio del comune di Tocco, che è tratteggiato in giallo, ha un circuito di 12 km, 8 miglia, ed una superficie di 2.205 tomoli di terreno che corrispondono a 613 ettari, praticamente 1.226 campi di calcio. Cantalupo è stata sempre di Mucellaro, fin dalla capitolazione del 1548 di Maria d'Aragona, passando per i suoi possessori, baroni sarti, Trasmondi, De Capite e Tabassi, fino al 1742. Quello che vedete è
la pagina iniziale della capitolazione dell'Università di Mucellaro depositata nell'archivio di Chieti. Questa invece è una mappa di Cantalupo trovata nell'archivio di Stato di Chieti del 1842. È comunque una copia perché, come vedremo dagli ingrandimenti, è stata ricopiata da un originale datata 12 ottobre 1842. Da questa mappa, come potete vedere, si evincono chiaramente le case presenti in Cantalupo. Eccole qua. Rivediamo la mappa un attimo. Ecco, questa è la mappa, queste sono le case di Cantalupo e questo è l'ingrandimento della mappa, del particolare. Cantalupo pertanto è di Mucellaro e della famiglia Tabassi, ma nel 1753, a causa di uno sconfinamento di alcuni toccolani, iniziò una contesa per il possesso del territorio. In quel momento le parti si misero d'accordo riconoscendo dei confini. Nel 1800 6, 53 anni dopo la prima controversia, i toccolani, di nuovo armati di falci, randelli e bastoni, scacciarono di nuovo i mucellaresi. Così iniziò una causa civile per il possesso di Cantalupo. Come mai il comune di Tocco da Casauria aveva così tanto interesse ad avere un luogo boscoso, arido e abbandonato? Sapevano i vertici di quel comune qualcosa del tesoro? Il sindaco di Tocco non si presentò mai per riconoscere i confini. Tocco offrì addirittura 200 tomoli di terreno a Mucellaro pur di chiudere una causa ed entrare in possesso di Cantalupo. È un mistero. Nel 1927, nel frattempo, in piena causa civile per il possesso di Cantalupo, nasceva la provincia di Pescara e Mucellaro veniva unito a Bolognano. Il nuovo comune, i nuovi amministratori, non avendo alcun legame e interesse per quel territorio, si disinteressarono della causa e finalmente, purtroppo, ahimè, con sentenza del commissario ripartitore degli usi civici dell'Aquila, dottor Castaldi, del 12 maggio 1937, Cantalupo viene assegnata definitivamente al territorio di Tocco da Casauria. Ecco il frontespizio della sentenza del 12 maggio 1937. Concludo questa chiacchierata su Cantalupo invitandovi a leggere attentamente il documento che segue. Dovete sapere che nel 1982 la proprietaria del castello di Mucellaro, mia grande amica, mi rivelò di essere in possesso di un diario del notaio Tofani di Mucellaro, vissuto intorno all'anno 1700. In questo diario, precisamente alla pagina numero 290, lessi la frase che vedete sullo schermo. Vi era annotata la formula esatta per ritrovare il tesoro di Cantalupo, che ho trascritto e ve ne faccio dono. Alcuni reperti trovati a Cantalupo per concludere la nostra chiacchierata. Il pozzo del castello di Cantalupo, un vaso di terracotta riparato con piombo, lo si vede benissimo nella diapositiva. Alcuni reperti che si possono trovare all'interno del territorio di Cantalupo,
la muraglia dell'antica torre, una pietra angolare di un vecchio edificio, un coccio di vaso antico. Spero un giorno di portarvi tutti a Cantalupo, potremmo trovare Frate Senebaldo ad aspettarci. Grazie a tutti, grazie a Italia Nostra. A presto.